argomento molto interessante nello studiare la città. È interessante perché tutte quelle tecnologie che hanno cambiato la nostra vita negli ultimi 10 o 20 anni, le tecnologie della rete, insomma, ecco, tutto questo sta entrando nello spazio fisico. Potremmo dire che internet sta diventando l'internet delle cose e quindi sta cambiando profondamente il nostro rapporto con la città. Le conseguenze sono in moltissimi campi, dal trasporto all'energia, dalla partecipazione pubblica alla produzione, quella che si chiama Industria 4.0, proprio un nuovo modo di ripensare i processi urbani. È il tema che spesso viene definito della Smart City. Il tema della Smart City, in realtà, ecco, Smart City è un nome che io trovo piuttosto brutto, un nome molto freddo che parla di tecnologia, a noi piace più l'idea di Sensible City. In inglese ha un doppio senso, una città capace di sentire, ma anche una città sensibile e capace di rispondere ai cittadini. Queste trasformazioni avranno un grandissimo impatto sul mondo del lavoro, proprio perché sono trasformazioni che hanno a che vedere col mondo dell'intelligenza artificiale, della robotica. Pensate che alcuni colleghi del MIT a Boston, dei famosi economisti, solo 10 anni fa, pensando alle professioni che non sarebbero cambiate nel futuro con le nuove tecnologie, misero nella lista ad esempio la professione di camionista e di guidatore. Ecco, oggi sappiamo che questa è una delle prime professioni che scomparirà con le macchine senza guidatore. Sappiamo ad esempio che già oggi professioni quali il radiologo, quali anche il dermatologo sono sotto assedio da parte delle tecnologie come l'intelligenza artificiale. Sappiamo che oggi un sistema automatico computerizzato riesce a fare a leggere raggi X meglio o allo stesso modo di una persona. Al tempo stesso avremo di sicuro anche altre professioni che di sicuro dureranno più lungo, che nuove professioni che nasceranno. E direi che sono due campi molto interessanti. Sono il primo il campo legato al care, al prenderci cura gli uni degli altri, e l'altro invece il campo della creatività. Ecco, nell'ambito del mondo della creatività è molto importante quello che avviene nel campo delle start-up. Start-up vuol semplicemente dire prendere una nuova idea e cercare di trasformarla in impresa. Ad esempio, oggi siamo qui in una delle start-up che è nata al nostro studio, una start-up che è nata all'inizio quasi per gioco, presentata a San Francisco con Google solo qualche anno fa e che oggi è diventata una realtà imprenditoriale di successo e che sta crescendo molto in fretta, che fa Maker Shaker, il primo bar del mondo completamente robotizzato. La prima, noi vediamo che chi viene dal mondo anglosassone, soprattutto dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti, è molto più preparato a presentare qualcosa in pubblico, a comunicare, proprio fa parte del loro sistema educativo l'essere capace di parlare in pubblico, di spiegare un concetto, che anche vuol dire portare e mettere intorno al tavolo diversi attori. E il secondo aspetto invece, che è un punto a favore nostro, direi degli italiani, è a volte la capacità di essere meno rigidi, di essere più flessibili, di essere più rapidi e di arrivare all'obiettivo magari usando una strada inattesa. Ma sono anche due cose. La prima è di provare a ascoltare di nuovo lo speech, la conferenza tenuta da Steve Jobs all'Università di Stanford. Proprio lui racconta un po' come se uno segue la propria passione e poi alla fine arriva da qualche parte. Lui dice: "The dots will line up", i puntini si allineeranno, ma per fare questo bisogna in qualche modo guardare in avanti seguendo quello che amiamo. La seconda cosa molto importante è di fare quello che all'MIT chiamiamo spesso una formazione AT. AT vuol dire di fare qualcosa molto a fondo, è la gamba dell'AT, ma anche essere capaci di collegarsi con tutte le altre discipline. Quindi questa formazione è quella che ci permette di dialogare con gli altri in un lavoro che sempre di più è un lavoro di team.